La democrazia italiana di oggi si basa su un sistema parlamentare. Quando abbiamo chiesto la fiducia, abbiamo proposto di semplificare il sistema, di eliminare il bicameralismo, di ridurre i costi della politica, di allargare gli spazi di democrazia diretta. Questa riforma è stata quella che abbiamo portato al voto. Non siamo stati convincenti, mi dispiace, però andiamo via senza rimorsi. Perché se vince la democrazia e vince il no, è anche vero che noi abbiamo combattuto la buona battaglia con grande determinazione e passione. Come era evidente e scontato fin dal primo giorno, l'esperienza del mio governo finisce qui. Credo che per cambiare questo sistema politico dove i leader sono sempre gli stessi e si scambiano gli incarichi ma non cambiano il paese, non si possa far finta per l'ennesima volta che tutti rimangano incollati alle loro abitudini prima ancora che alle loro poltrone. Volevo cancellare le troppe poltrone della politica italiana, il Senato, le province, il CNEL. Non ce l'ho fatta e allora la poltrona che salta è la mia. Domani pomeriggio riunirò il Consiglio dei Ministri. Ringrazierò i miei colleghi per la straordinaria avventura, una squadra coesa, forte, compatta, e salirò al Quirinale dove al Presidente della Repubblica consegnerò le mie dimissioni. Tutto il Paese sa di poter contare su una guida autorevole e salda, quale quella del Presidente Mattarella. In questi giorni il governo sarà al lavoro per completare l'iter di una buona legge di stabilità che deve essere approvata al Senato e per assicurare il massimo impegno ai territori colpiti dal terremoto. Lasceremo tra gli altri a chi prenderà il nostro posto il prezioso progetto di Casa Italia. In questa sala, infine, attenderò di salutare con amicizia istituzionale e con un grande sorriso e un abbraccio il mio successore, chiunque egli sarà. Gli consegnerò la campanella, simbolo della guida del governo, e tutto il lungo dossier delle cose fatte e da fare. Grazie ad Agnese per aver sopportato la fatica di questi 1.000 giorni e grazie per come ha splendidamente rappresentato il nostro paese. Grazie ai miei figli. E grazie anche a tutti voi. Anche se ringraziare i giornalisti alla fine, Filippo, è quasi una cosa impossibile. Sono stati 1.000 giorni che sono volati. Ora per me è il tempo di rimettersi in cammino, ma vi chiedo, nell'era della post-verità, nell'era in cui in tanti nascondono quella che è la realtà dei fatti, di essere fedeli e degni interpreti della missione importante che anche voi avete per il vostro paese e direi per la vostra laica vocazione. Viva l'Italia, in bocca al lupo a tutti noi.